Mamma! Mamma! Uffa! Non posso lasciare! Tenga a dire un po' a fuoco! Mannata Madonna Filomena! Oh, è che l'è sciuta! È andata a comprare il zucchero, i portogalli e l'olio che erano finiti! Lato per casa! Piano piano! Che sta che è? Sfugliatelle! Babà, me le date la guardia a porta e le manda Don Gennaro! Portatele in da cucina! Anzi, facendo la cosa, preparatele in da quattro bandiere e venite a presa a me! Voi! Lo volete capire? Sì o no? Che quando ve ne scendete per fare qualche servizio dovete chiedere il permesso a me. La prossima volta che ci ricapitate, e vuol dire che ve lo faccio dire da Don Gennaro, il fidanzato amici, e quello però poi dopo ve lo dice in un'altra maniera. Avete capito? Ma per carità, vi pare che io vi volessi mancare di rispetto? L'ordine me l'ha dato Donna Assunta, vostra madre. E vuol dire che ha sbagliato pure mia madre. Perché voi dovete sapere una cosa, che qua in coppa comando per prima io. Dopodiché Don Gennaro, il fidanzato mio. E dopo, basta. No, piccere, mo stai proprio sbagliando, Mo stai proprio sbagliando. Mandrilca, una frumè, non vuoi, Mo stai proprio sbagliando, Perché se devo diventare la suocera di Don Gennaro, se devo fare la marchesa madre quando va fa comoda a voi, si mangia fanno cose tante, per preparare sempre le panzarotti, i biscotti di pasta frolla, per i soci che sta schifezza di circolo della caccia. Beh, non poche autorità la gente ne pulisce. Un di casa, ma non può caccia come hanno la pulizia. Scusate però, mettetevi d'accordo chi comanda qua sopra, perché sennò io perdo la capa e non ci capisco più niente. A posto. A posto. Devo andare ad aprire. A chi state aspettando? L'ordine, il comando. Ma fino a non mi faccio che sono sfrugliare, io te la diavo. Sì, ma a me mi vesta a me, Ma quando è venuto il suo circolo, ragazzi, lo faccio chiudere. Si chiude. Quando hanno vuoi gamba? A così, e te? Ci facciamo a padella e ci torniamo da tavolo sesto piano rovigo le scassagoglie. Prego, accomodatevi. Buonasera, Donna Assù. Buonasera, piccere. Buonasera. Ma che odore il nostro zigante di frittelle. Più tardi venite in cucina, ve ne faccio mangiare due calde. Ma mo, iate va a spicciare perché siete arrivati in ritardo. Donna Assù, io sono venuta tardi perché tengo a mamma 38 e mezzo di febbre. Se non veniva mia sorella dal nostro servizio, io non la potevo lasciare. E io sono rimasta a farle un poco di compagnia. Bravo. Ma a proposito, sono pronti i nostri vestiti? Sì, calze, che scarpa, acconciatura, tutto pronto. Via dove mamma, facciamo questa cosa. Voi due, abitudine di salutare, a me, non ne tenete? Io non mi chiamo voi due, io mi chiamo Rafilina. E io Rosetta. E a proposito dei saluti, ti voglio ricordare che l'altra sera noi ti abbiamo salutato e tu non hai risposto. Ma solo l'altra sera? Quella che ha cacciato la superbia da quando è diventata Sciusciu, la protetta di Don Gennaro. Bella, io non sono la protetta di Don Gennaro, io sono la fidanzata.
queste come mi mancano di rispetto a me, eh? Le famiglie, capito? La tua famiglia e basta. E comunque. La tua moglie. E comunque. Chiunque mi saluta, io rispondo facendo così con la capa. Ma con la capa così fanno gli asini. Precisamente, le ciucce. Ancora! Mamma, sta storia è da fermi, eh! E comunque facciamo i conti quando torna Don Gennaro stasera! O io, o loro tu, o io, o si no sto circolo ragazzi, o faccio chiudere! Oh! Ehi! Oh! Ehi! Ma te come si scuccia? E voi? Sei chiudo, sei chiudo! Ah! Ma miseria, stasera o faccio chiudere io circolo ragazzi! Ti scompensate! Senti, basta pure tu, eh! E comunque, ma non ha donna Filumena! Che non venga chi mi imbotto una! Donna Filumena, la butto una a questo! Diciate, donna tu! Oh. Mia figlia si deve vestere! E chi frigge qua? E chi? Spazzate le cosce, gli andate là, che ci dà presto! Modi, eccomi, pronta. Che ambiente schifoso quassù, che ambiente, ma che male dice a me. Eccomi. A voi, muovetevi. Entrate, entrate. E sto parlando con voi, e mo facciate perdere la pazienza di santa notte. Eccomi qua. Pronto a servirvi? Anna Filumena, e che ci facete ancora qua fuori? Vi ho detto tante volte che voi in questo salone ci dovete entrare solo se c'è pericolo o se vi chiamo io. Ci siamo spiegati. Fate pure un bastone. Ehi! Devo andare a vestire la fidanzata vostra. E ci andate quando lo dico io. Perché canto comandi e basta. Mettete il buon in te corno. Ma... come ve lo devo dire che non voglio essere trattata così? Io sono una signora! Non piangite, non piangite! Non piango, mi difendo, oh! Ehi, oh! E quando mi hai cacciato la capa fuori un sacco? E mo te ne faccio e sant'anno, da signora! Che non c'è sta nessuna signora, una Filumena, se non pulite per drato! Poi, hai da fare quello che dico io! Ci si mi spiega, lo ha che non buttate, ma... Su, su, coro mi, qua ci sta Gennavino tuo. No, c'è, 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 corri, corri, abbraccia Sciusciu, bacia Sciusciu, carezza Sciusciu. Quando è bello, quando è cianciosa, coro mi. Non me ne fico più! Calmatevi, signora, calmatevi! Ma che calmatevi, che calmatevi! La mia vita, questa vita, non può durare a lungo! Una vita fatta di paura, tanti, pericoli! L'avete visto quello lì? Gennaro, Don Gennaro Firro, quello, prima con le buone, e poi con le cattive mi fece firmare l'affitto di questa casa. E mo dai non faccio io. Tutto quello che accade qua dentro ricade sulla mia persona. Proprio l'altra sera, se non sono morta per infarto, è stato per miracolo. Lo vedete sto tavolo? Due giocatori. Prima vennero alle parole. Una parola tira l'altra e arrivarono immazzati. E alla fine ci scappava tutto il lato, quello che ci sacca in coppa può portare un in da panza, non parla, perché è un mamma santissima e conosce le regole, ma non sarà oggi, sarà domani, viene qui e si toglie la pietra dalla scarpa. E che significa si toglie la pietra dalla scarpa? È come si ignorante, è una metafora, no? Viene qui e si vendica, che succede il fatto di sangue. E io vado carcerata! Ma voi perché non veniate? Perché ho detto un bacio! Che cosa? Un santa bacio, l'ha detto due minuti fa! L'affitto! E sapete poi, se me ne vado, quelli mi trovano, mi trovano! Certo. E poi, la colpa di tutto questo, chi mi ha ridotta a questo, sapete chi è? No. Mo ve lo faccio vedere.
È pezzerina, ma se vera buona. Questo è un birbante di marito. Però è stato punito, eh. Sì, sì. Prima ha perso fino all'ultimo soldo. E poi, vedete che ruba il cuore là? Là fu, si sparò. E rumanetta così, oi. Facci tu con me. A pisanare indietro come un melone, oi. A così. A così, oi. Ma che state ancora a caffè? Allora parlo di un esco, va. E adesso la signora Marchesina c'è giù e ha preparato pure voi, perché stasera ci sta una seduta importante. Ma raccomando, vestito nero, mantasini anche e scuffia in testa. Scuffia? La Cristina? Ma come ti dico la Cristina, Antonetta, ci volete voi, mi ha presentato come si deve, iate. Vado, la vado subito a imbottonare. Iate, ha presentato come si deve. A voi? Ehi, oh, ma che state sempre coppa lui? E mio marito non mi è in bambino. Ma che? Non l'avete mai visto un circolo, una casa da gioco? Veramente è la prima volta. E non ci sta niente di straordinario. Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi e statemi a sentire. Come vi ho detto nel caffè, io sono il tenitore, cioè un protettore e questa casa da gioco chiamata il circolo della caccia. Diciamo così. Diciamo come volete voi. I poto voglio far buscare qualcosa di soldi sicuro. Perché secondo me voi tenete una faccia che fa il caso mio. Siete proprio il tipo che fa il caso mio. Tenete una faccia ingenua e primitiva che mi può giovare. Detto in breve, voglio la faccia che mi serve. A voglia. Ma se non mi recite che devo fare? Piano, andiamo piano. Adesso vi faccio la spiegazione del barcano. Amico, mi chiamo Gennarino Fier, detto punto e virgola. Punto e virgola. È un soprannome che mi hanno dato affettuosamente gli amici di Galera. Punto e virgola perché con me sa di parlare. Piazzate. Ma vado ad illustrarti l'impiego con intenzione di darti. Se ti conviene, riesco qua. Se non ti conviene, hai un buon e te ne vai. Certo. Però, mi capisci come fate? Era si potesse una prorre il corno e riuscire una sola delle parole che sto per dirti. Anche mi rimane a matire del barco, ti fai la cartella, non riuscirei a vedere l'acqua, ci si mi spiegate. Ma se voi non mi riuscite, Chiama. Tra poco arrivano i componenti, io mi chiamo Gennarino Fiero. E tra poco arrivano i componenti e inizia la seduta. Quando i giocatori si sono seduti intorno al tavolo, tu tieni la faccia in genere, nessuno ti conosce, si muove, no? Quindi dai, indifferente, naturale, a così mancando, magari cantando una canzone, proprio per fare la cosa che ha diciamo che me ne fotte, chi pensa a cantare. E quando mi sponde la luna a marignare, pure le viste fanno dell'amore. Ah, la volte la luna del mare, per la brezza cagna la colore. Quando sponda la luna a marignare, tutta quanta. Questo non ha importanza, non ha importanza. Aspettate. A un certo punto un barone dice: commentatore, voi non giocate. E chi sarebbe sto commentatore? Dicimma così. Ah, ho fatto il dicimma così. Gli dico, no, veramente, guarda, c'è un male di capo, fottissimo, questa luce proprio mi fa male. Mi faccio pregare un po', poi mi siedo e chiedo al banco. Caoi, inizia il lavoro tuo. Appena mi assetto, no, dico subito, chi vuol tagliare il mazzo? Tu, una mezza risatella che sta parte. Ah, che è stata seria. Aspettate un po' che non è proprio facile. Guardate un po' se così va bene. Andate retto, si riesce bene, sennò non lo facile. Oh, ho
faccio, faccio. Facite, se è l'importante, non stiamo dicendo, ti vuol tagliare il mazzo, tu su, prima che lo dicono là, capito? Dicono, e mentre taglia, voccia, voccia, un coppo, va che? Ci metto un mazzone. Un mazzone? Un mazzone è un pesce a Roma che piglia sto pesce. Un mazzone, ho capito, quando fa una frittura. Un mazzone in dogger, sono 18 carte, tutta a favore Roma, che è piccano e mi aspetto. Oh, fammi questo fierro che mi sembra preso. Chi sto mazzone? Chi sto mazzone? Sti padroni. Chi sto mazzone? Chi sto mazzone? Chi sto mazzone? Questa carta è una lenta nera. Tu, quando mi ci ho scionato, pigli sta letta e la pulizia, bella naturale, naturale. Con fazzoletta. Con fazzoletta, è chiaro, ma noi con fazzoletta. Questo mi serve a riconoscere il carte che sono trattato con fosforo. E capito? Io riconosco e passare con gli. È perché non ha cacciato voi? No, tenete male. Se no i giocatori si mettono in sospetto, mentre voi siete una persona nuova e nessuno sospetta niente, capito? Chi sto capo è un mazzo di carte, tu da siete vicino a me, quando mi ratta in capo è segno che voglio un ovo. Un ovo? E tu sfila in tuo mazzo, poi e mo passi, capito? A me, quando mi ratta in capo. Quando faccio uno stimolo, ciao! E senti che voglio otto, lo stai sempre da me, quando ne fa cacciare nessuno, piglio otto, e morale. Quando dico, mannaggia bubba, mannaggia bubba, mannaggia bubba, faccio bubba, mannaggia bubba, piglio sette, piglio sette, e morale. Corpo del diavolo, corpo del diavolo, voglio sette, e capito? Ma no, poi può essere che poi mi imbroglio. Lasciate stare, perché. Ma no, ma che te voglio? Che te imbrogli? È così facile, ma dicevo. Si dico la scuola, quando mi ratto in capo, voglio no, quando faccio lo stimolo voglio otto, quando dico mannaggia bubba, voglio sette, quando dico corpo del diavolo voglio sette. No, farsi che io inguaio io e vi inguaio pure a voi, state allora, venite qua, e vi l'ho capito, sono tutte una mano, prima tenne nei pezzi a rete, dicendo che si muore nei fame, poi un etal, l'impiega, io rifiuto. Non posso ministero, ma no. Sentite a me, ma qui in coppa potete guadagnare denari a cappellate. Voi in una sera sola potete abboscare 40, 50 lire! Meno di 50! Ma pure 60, 70! Meno di 70! Sentite a me, un beniato, pigliate un mazzone, il carter, tenete a me. Voi qua coppa avete trovato la vena dell'oro. State per qua, una filomena! Comandate! Ma raccomando, giovane, roba nostra. Può andare, venire, può girare per la casa, può fare quello che vuole. È nuovo impiegato, è nuovo palo. No, capito. Io mamma che fa un po' di duletto perché si è fatto tardi, che tra poco arriva nei monici. C'è qualche funerale? Ma funerale. I monici, in dogerto, sono che i giocatori. Ah, oggetto. Perciò, ha ricordato buono quello che va a gerite. Quando mi sono scionato, che voglio. A letto! Brava! Quando siete bene! Hai visto che bella scelta che ha fatto? E voglio una idea! Avanti! Quando mi ratto in capo? Vuoi tu pettere? E che si ha scelto? Bella scelta! Che c'ha zecco pettere? Voglio no! Quando mi ratto in capo! Quando faccio il nudo che voglio? O faccio letto! O faccio letto! Ma che stai imbriato? Voglio otto! Ma no, c'è bubbo! Voglio sette, colpo del diavolo! Metta lente dopo mazzo! Mamma lo cavolo, non ce la faccio giù, aiuto! No! Senti, tu metti di qua, al ripasso ti sta arrivando gente, vieni da spicca, al ripasso da memoria tutto quello che ti ha agito, non ti sbaglia che hai dispezzi e cosce, capito? Dispetto da agito! Oh, fazzoletto, mannaggia la miseria, mamma lo cavolo! Passate! Ah, prego, accomodatevi. Buonasera. 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 Il vostro tavolo è qui. Scamu, tu mi avevi dato 16 soldi a scopo e me salire a briscola. Scopo te, tu non ti ricordo più. A briscola vince a te e te ne venite a la mesa lì, ti so bene.
Scamu, tu mi facesti scegliere per la visa in terra. Queste cose succedono quando non si paga sul momento. Ma perché? Secondo te, io ti volevo essere scemo per me salì. Mannaggia vita vita, mannaggia Camposanto! È vero, ti eri sempre un bocco Camposanto, eh? E beh, faccio il giuramento! Che te in gioco più manco sicché! Hai anche sempre 6 punti di vantaggio! Tu? Ma la 6 punti di vantaggio a me! A te, eh! Onna Filumè! Comandante! O pazze carto, voglio la penna! Subito! Posto! Ecco qua! E imposta pure tu, me sali a 7! Chi so 7 sono? Da di 3 anni voglio cacciare per scaramanzia, va buono! E io! 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 Voi siete donna Filomena? Per servirvi. Per favorirvi, io sono Luigino Poveretti e sono il padre. L'ho capito che siete il padre, l'ho capito. E quei due là chi sono? Chi di lui là? Uno peggio di nato. Capito a chi lui là? Chi là che la parte, un po' con zapatille. Chi lo chiamano Scuppatello? Scuppatello? È un marione. È uscito di galera per furto. Ma di là che sta parte è molto peggio. Capito chi sotto un cazzato, il camposanto. Chi è Cisamugliero? Cisamugliero. Sì, sì, una piezza di femmina. E mo, gira sempre armato, porta sempre un coltello e un revolver. E giurato che non si fa piglia viva e si succede. Spara alla cieca! Tu! Tu sei una carogna! È perso, non ho punto e sto fuori! Io! E dite a Don Gennaro che me ne sono andato! Cuidate, chi ti faccio? Arrivederci! Lontana! Don Gennaro, dove sta? Sta dentro, ve lo devo chiamare? Chiamalo! E chi sta qui? È persone in casa. Sono il nuovo impiegato, sono il padre. Zitto! E ha proprio il Don Gennaro? Gnorsi. E un palo vecchio? San Fraciataia. Ma sa pure. Ben detto. San Fraciataia. Sta parito. Chiamata Don Gennaro. C'è di cascesse subito per caggio, portate un pullastro. Ah, Don Gennaro è un buon bustaio. Le piace dei pullastri? Ho portato un pollastro, il pollastro è un novellino che possiamo spennare. Ecco qua, ma io queste cose non le so, io sono il palo. Zitto! Quante volte me lo devo dire? E voi che cosa fate qua? Ehi, Gino, ti faccio assai, chiude. Il giro, Runze, a Osama, e quando trovo un vivo, se lo porto qua, e ciò spennamma. O Pivez! O Salva! O Salva! Un dondero! A scamorza! Senti, mo lo faccio vedere praticamente, state allora. E pezzi, è perduto, è fatta fine che ti verrà. E chi tu fa? Io ci ho perso con lui, e solo lui ha il diritto di sputarlo in faccia. E capito? Chiedo scusa. Ah beh. Io, arrivi. Venite. Grazie. Vi piace l'ambiente? Sì, bell'ambiente. Ma sapete, io poco vi posso trattenere perché si è fatto tardi per me. Ma voi vi trattenete quanto volete, qui potete fare il comodo vostro. E grazie, mi guardo... Non c'è nessuno che è ancora presto. Mi guardo un poco intorno. Ti stavo con l'astro. Avete portato Ascamorza? Ascamorza! Il signore deve cenare e vuole l'ascamorza. E come ha pigliato? Può usare un mio? Muove la porta il cameriere, l'ascamorza. Dove vuole la staccata? L'avete capito o no? Vi voglio presentare un socio del nostro circolo della caccia, il signor... Luigi Poveretti, io sono il Paolo. Paolo, il signore è un po' coccacaglio, si chiama Paolo e dice Paolo. Io non so perché avete voluto fare lo spiritone. Io vengo qua e voi mi chiedete se ho portato la scamorza. La prossima volta è la seconda volta che vi vedo. E non vi prendete tanta confidenza, perché io e voi
non abbiamo mai mangiato insieme, avete capito? È avvocato lui, Peppino Fattibene. Ah, molto piacere, sono il Paolo. Paolo, vedete se è cacaglio. Io veramente ho capito, Paolo. Io sono il Paolo. Paolo Luigino Poveretti. Deve essere un poco cacaglio. Aspettate, mo vi aiuto io, eh. Ripetete assieme a me, quello è facile, è un piccolo difetto di pronuncia che però si può correggere. Ripetete con me, Paolo. Paolo. No, 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 non vi scoraggiate. Guardate, quelli ci stanno fior di professori che insegnano a risolvere questi difetti di pronuncia. Bisogna solo esercitarsi un poco, ripetere le parole piano piano come stessimo compitando. Ripetete. Paolo. Paolo. No, no, non sta niente a fare. Ripetete l'ultima volta e facciamo quest'ultimo tentativo. Paolo. Paolo. Niente, non sta niente a fare. Io sono Luigi Poveretti, non sono Paolo, però faccio Paolo. Avete visto, qualche volta l'entro e qualche volta la sbaglia, Paolo. Vabbè, come volete voi. È un poco cacaglie, calma fa. Paolo, ma ditemi una cosa, io poi non ho avuto modo di chiedervelo ieri quando ci siamo incontrati al bar, ma in che cosa consiste questo circolo della caccia? Ma adesso ve lo spiego subito. Qui è ancora presto, ma tra un po' arrivano i componenti. Si fanno quattro chiacchiere, si gioca con poco interesse e passa la serata. Ah, ho capito, si dicono quattro parole. Una parola tira l'altra. Si fanno quattro chiacchiere. Dalle chiacchiere si passa ai fatti e... Ma il barone, e quello minaccia, ha fatto il segno del coltello. Ma quale segno del coltello? Ma poi per andare a caccia ci vuole il coltello. Eh già, e voi pure avete ragione. Non si può andare a caccia senza coltello d'altra parte. Ma ditemi una cosa, barone, ma quando è che si va a caccia? Lui va a caccia e porta scamozze. Ah, ma come, voi andate a caccia e scamozze? Pure di collasso. Ma che state dicendo? Vuole dire che io... Luigi! Che io giro molto e sto sempre qua perché mi piace l'ambiente. Ho capito. Vabbè, fatemi sta zitta, è meglio che non parlo perché io sono il Paolo. Paolo. È meglio che se sta zitta perché visto oltre a essere cacaglia è pure scemo. Signori, state qua, tutto a posto, come va? Serva una zepiera, vado allora. Buonasera, barone, come va? Buonasera, barone. Vi voglio presentare il proprietario e tenitore di questo circolo, il commendatore Gennaro Fierro. Detto punto e virgola. Gli amici del circo affettuosamente mi chiamano punto e virgola perché mi sanno che mi piace agire con rettitudine ed onestà. Vi presento l'avvocato Peppino Fattibene. Mi ha tanto pregato, ha insistito perché vuole farsi socio. Veramente, per essere precisi, però voi avete insistito tanto e alla fine mi avete convinto e mi avete carriato il cammino. Voi, chi è stato estate? Questa sera vedrete come si svolgono le nostre serate amene. Sì, vi conviene, fate la domanda e vi faccio socio. Sì, io vi ringrazio, ma sapete, io vado a dormire presto la sera perché domani devo andare in tribunale. Vabbè, ma noi non facciamo mai tardi. Vabbè, sarete socio. Sì, però io non posso frequentare il circo. Amaro, siete socio. Non lo comprendete, siete socio. Va bene, sì signor, sono socio. Una cosa. A sta camera. Come no, tiene l'organetto, Scusate, voi tenete l'organetto? Io? L'organetto? L'organetto significa portafoglio. Un cerco. Voi cercate a riparare, mettete una pezza. Scusate, volevo dire, voi somigliate tale e quale a un signore che sta sotto casa mia, che suona l'organetto e chiede l'elemosina. Di tale verità, siete voi? Sì. Ma come dipende a te? Ma queste sono cose da...
Io sono un malantuomo, sa, e non va vita proprio per mettere. Prima casca morz, poi con l'organetto. Basta, adesso si è fatto tardi e me ne vado. Aspetta, un peppino. Quello sta scherzando, state qua. Sta scherzando che lei giocherà loro, maglione. Ma fa così, noi dici stato Salla. Salla, è Cresto Salla. Io Gerg. Oh Gerg, io non lo conosco e poi faccio solo guai. Non c'è capa vostra. Oh, baronessina, contessina, buonasera, cari. Non mi raccomando, sto pullastro, grato bravo. Commendatore caro. Ti dicevo meglio, facito di tutto. La nipote, ti voglio presentare la baronessina, mia nipote. Molto piacere. E la contessina Fifi. Piacere. Onorato, contessina, onorato. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signori. Ma sei Giovanni, ma che è stato di malumore? Niente affatto, mi sbagliato. E poi Don Cina, quando mai io sono stato allegro? Ah, ma voi state di malumore perché ieri sera ti pensi che la pattatella e ve rifacite, mica solo l'altra sera. Chiamo, facite sempre così, una volta si vince, una volta si perde. Venite qua, voglio presentare, questi primi amici nuovi che sono venuti al circolo. Molto piacere, Luigino Poveretti. Avvocato Peppino Fatti Bene. E saluto a voi. Avevamo fatto questa brutta figura, non ci ha pensato proprio. E lasciatemi sta mano. Però ci dice una cosa. Oh cavolo, sta brutta. Come no? Stava dietro l'angolo, appena sente il segnale del che viene la polizia, fa il solito segno. Stiamo tranquilla allora, ma comincia a giocare. Mamma! Mammina! Dov'è la mamma? Vieni qua, pasticciotte tra le mie frasi. Ti voglio presentare il presidente dei presidenti del tribunale. Ma no, signorina, che presidente dei presidenti? Io sono un semplice avvocato. Non fate il modesto. Ma voi siete il capo in testa della magistratura. L'avvocato Peppino Fatti Bene, la mia promessa sposa, la marchesina Ciusciù. Molto piacere, signorina, molto piacere. Ma io non sono affatto un capintesse, il vostro fidanzato esagera sempre. Non credo, quello che dice Gegè è sempre ben detto. Non è vero, Gegè? Sì. Abbraccia Ciusciù, bacia Ciusciù, carezza Ciusciù. Ma scusate, Marchesina, avete chiesto di vostra madre? Sì. Ma la signora Marchesa stava facendo un po' di toilette, adesso stava sorvegliando il buffet. E aspetterò. Ah, eccola. Oh. Signora Marchesa, siete desiderata da vostra figlia. Tocca. Mia madre. Tocca. Tutta roba degna di questa nobile associazione. Ma io sono stata zitta. Con Peppino, la Marchesa madre è un grande piacere. Molto piacere, signora Marchesa, molto piacere. Che fa? Agli amici. Buonasera. State senza panini. Senza panini. Ancora è presto. Adesso arrivano i componenti e giochiamo. Però se vogliamo cominciare noi. Si capisce, se no si fa tardi. E poi quando arrivano gli altri, più onore e piacere. Donna Fiore. Comandante. Preparo tavolo. Subito. Ecco. E tu stai nadando da qua. E perché ha già la punta al cartellone? Ma perché mi rispondi male? Perché mi rispondi male? Ti sai parlare perché stamattina hai trovato la fidanzata tua, Sissina, la quale mi ha detto che non ti vuole più vedere per il fatto che tu questo visto del gioco non te lo vuoi togliere. Bene mi lo fa. Che lo fa bene tu, sì. Ma quale bene mi hai aggiunto in Davide?
Tu lo sai, Riccaia, devi smettere di fare queste sciocchezze, devi smettere. Ma tu sai qual è la vita mia, lo sai. Ma io che mi ha rovinato, io che mi ha da salvare. Niente. Un cuoco mi ha rovinato e un cuoco mi ha da salvare. E va bene, lo licenzia. E poi quando ci visti che fa il gioco, mi butteranno un piccolo cieco. Un cuoco è cieco. Ah, e quello perciò la, non l'ha licenziato, perché è di cuore buono. Io come devo fare? Mi faccio un anime curaggio. Ma no, ma perché? Non mi zitto, ma vieni qua, vieni, non lo dà la Ma la vuoi finire? Che ma tu ce l'hai con me allora? E che voti sono? E io non lo so, è proprio questa marca, quest'essere, quest'individuo insopportabile, io ti piglio a schiaffo, sa, non ti permettere più. Basta, però io me ne vado, Questo qua mi ha messo una mano in faccia, una mano sulla bocca, tutta salata, tutta umida e salata di sudore, che schifo, basta, io me ne vado, arrivederci. No, me ne vado, io a quello non lo so. Non andate via. Me ne vado. No, restate, fatelo per me. Qua, è tutto pronto. Va bene, va bene. La signorina qua me l'ha chiesto con tanta gentilezza. E allora resta. Adesso noi cominciamo. Facciamo un bel gioco. Dai, tutti al tavolo. Al tavolo! Signora Marchesa! Signora Marchesa! Barone! Voi non vi accomodate? No, grazie. Preferisco rimanere assettata qua a leggere il giornale. Sapete, mi sono appassionata e incaponita appresso alle puntate di questo romanzo di appendicite. La forza da parlare, mamma mia! Don Peppi! Fatti bene! Don Peppi, fatti bene! Fatti bene, Don Peppi, fatti bene! Don Peppi, e basta, e la volete finire? E che sto fatto lo zimbello vostro? Don Peppi, fatti bene! E basta! Io sono un galantuomo, sono una persona seria, State zitto voi! No, vi volevo dire che noi adesso ci prepariamo per giocare, facciamo un po' di baccarà. Partecipate pure voi. Barù, io vi ringrazio, però mi vergogno pure un po' a dirlo, ma io veramente non so giocare, conquasterei pure gli altri. Ma è semplice, adesso ve lo insegno io. E va bene, ve lo spiego un po' con la signorina, che magari è più pratica di me e conosce bene il gioco, vero? Commendatore, voi non partecipate? No, veramente. Ma male di capa. No. Sì, c'ho mal di capo, del dolore di capo, ma... Sì, ma se lo pregate viene. No. Commendatore, venite, giocate un poco, vi distraete un poco e vi passa pure il mal di testa. Commendatore, accomodatevi. Gege, sedite qua, io mi metto vicino a te, Gege, sì, anche ti porto fortuna. No. Forza. Mille lire al banco. No, 1500. No, io mi ritiro. No, mi ritiro anch'io. Io, il dottore veramente mi ha proibito di giocare perché non posso avere queste emozioni così forti. Sapete, io sono malato di cuore, prendo le gocce pure per la tachicardia. Poi ci penso, già signorina mi fa saglia la pressione, veramente. Io veramente non sto bene. Ma voi state attenti e poi giocate quanto volete, qui il gioco è libero. E potete puntare quanto forte, perché stasera devi stare sto in disgrazia, però sono fortunato in amore. Sicuro che c'è. Abbraccia Ciusciu, grazie Ciusciu, carezza Ciusciu. Bartalea, tu peggio i pochi, altri come ti sono. Che te. Va giù, va. Allora, vogliamo cominciare? E voi non giocate? No, se no poi lui come fa? Insomma, allora,
cominciamo! Vabbè, allora cominciamo, signori. Cominciamo. I giocatori si sono seduti. Il tavolo è formato. I giocatori si sono seduti. Ma credo, in passeggiare. Amarecchiaro! Bello, amarecchiaro! Quando sponda la luna a Marichiano, ora li pisce e ci fanno l'amore. Oda dall'onda del mare, per la priezza cagna la culone. Ho detto andiamo a vedere se è venuto là. Signora Marchesa, Marchesina, sì, è mancata l'acqua. Voi vi dovete stare fermo con le mani, però, L'acqua non è tornata, ma non importa. Abbiamo le risorse. C'è sta una Filomena che tiene spumante, gassosa, mangiata, tutto quello che voleva. Tu non ti devi arrabbiare. Prego. Allora, forse siete tutti pronti? Un po' di attenzione, la Filomena sta servendo qualcosa. Graditi, me cominciate, se volete bere qualcosa. Forza. Allora, silenzio. Ci vuol tagliare il mazzo? Vabbè, taglio io, va. Veramente, l'ha detto prima quel signore là. È vero che l'avete detto prima voi? Che cosa? Io non ho proprio fiatato. Che volevate tagliare? Sì. Ripetetemelo un'altra volta. Ci vuol tagliare il mazzo? Io! Guardate un po', sì, da questa parte è serio. Guardate. Ma insomma, scostatevi! Ma la volete finire? Ma non me ne importa a me se è serio, se è comico. Ma quando si dà scusa è fastidioso. Ma i da tagliare, venite a tagliare, lasciate stare un peppino, forza, tagliate in mazzi, andiamo, tagliate. Ma chi l'ha fatto venire a sto scemo cazzo? Che sta roba di un barone, la tua, un commendatore, bisogna averla qui. Però io l'avevo detto al commendatore di stare attento ai soci che faceva salire qua sopra, perché quel giovane a me poco mi persuadeva. Però, posso dire una cosa? A me mi piaceva come cantava. L'acqua è scesa! L'acqua è scesa! Allora cominciamo! Adesso se permettete. Sono mischiate le carte adesso? Allora, se permettete, io le vorrei far tagliare il mazzo alla baronessina, perché quella mi ha detto che mi porta fortuna, sempre se gli altri giocatori mi danno il permesso. Sì, prego.
Come volete. Prego, baronessina, alzate voi il mazzo, tagliate il mazzo che sicuramente avete la mano fortunata. Prego, prego. Allora, le taglio io. Che brava! Così si taglia il mazzo. Io pensavo che ci volevano i forbici per tagliare un mazzo. E mo che ha già fatto. Datemela a me. Prego, prego. Allora, amicia. Fate il vostro gioco, puntate. 50. 50. 100. 50 per me. Ricca, prestami 50 lire. Ma c'è un Ricca, prestami 50 lire, se no eravamo un balcone, metto con papà. Prestami 50 lire. Grazie. Però vedi, puntate. Tutte 50. E voi? Io veramente vorrei puntare 2 lire e qua ci stanno 5 lire, datemi 3 lire di me. 2 lire! Ma 10 lire! Ah, non lo sapevo! Ma che 10 lire, che 10 lire! Tentiamo la fortuna, tesoro! Già 50! Coraggio ci vuole! Se no a 2 lire avevo... E vedrai che avremo fortuna! O ciò che è lento! O ciò che è lento! Lento! O ciò che è lento! È lento! O ciò che è troppo lento! A me sta luce mi fa male la vista! Ah, io ho gli occhiali che mi avete dato voi, quella al boscano! Non ne voglio, devi davvero! Siamo per i scopri a forza! Allora, 7! 7! 5! Oh, bomba, cielo! E sarà la fortunata per Gegè! Aspetti, si paga! Aspetti, si paga! Allora, andiamo a vedere! 50 a te! 50 a me! 50 a te, 50, non vuoi? A te, presto! Te, 50! Questo è un barone! Si riprende il gioco! No, no, un momento, commentato, dovete pagare a me. Io ho pagato. No, no, non mi avete pagato. Quando dico che vi ho pagato mi sembra che basta, ma che sono un broglione. Allora che volete dire? Che l'imbroglione sono io? Scusate, non mi avete pagato. Aspettate, qua c'è sta signorina vicino a me, che l'ha visto tutto cosa. Baronessi, mi ha pagato? Veramente stavo distratta. Ah, stavo distratta. Ah, oi canno, oi, ci sta a stuppatti occhi, sta una malonga che sta azzeccata sempre a rete a me con mano manifesta. Giovanotto, mi ha pagato? No, non vi ha pagato. Quello non ha capito bene. Il signore vuole sapere se io... Gli ho pagato la visita, ho pagato il signore. No, non gliel'avete pagata. Non gliel'ho pagata, se io dici tu si fa, 33, 50. 50, sì, grazie. Ma che facite lo che sembra lì? Venite qua, da sta vicino a me. Si riprende ciò? Meno male. Puntate. 50. 50. Queste sono le mie. Tutte 100. 100 lire. 100, tutto lire. E questa volta punto pure io 50 lire. Niente di meno, vabbè. Ma che 50 lire, che 50 lire. Come, sono poco? 50 lire. Senti, allora, so. Puntiamo tutto. Tutto. Tranne il regalino per te. Va bene, va bene. Piccolo regalino per te ci vuole, visto che mi stai portando tanta fortuna. Allora, tutto a posto, si può? Giriamo. Andiamo. 4. 2. C'è fortuna per me, si mette benissimo. E io... 1.
piace il tuo gioco, però avete perso un'altra volta. E che l'hai sciuto? Era sci, no, era sci, no, era sci. E no, no! E allora è proprio una serata fortunata per te. Abbraccia, sciu, sciu! Bacia, sciu, sciu! Carezza, sciu, sciu! Ma mi stai scuttando da bocca, tre miei pacchi. Aggi persi da voi. Ma come si ritto 9? Pierdo con 9. Era scino, era scino. Buongiorno, ma voi siete di sta questa scema vicino. Questa scema sana sa. E poi non capisce niente, ma proprio niente, scema. Oh, ma come ti permetto? Roba che siete motoriche. Che se che a me non mi salutano proprio, a me non mi salutano, ma io sto circolando la caccia, quando si mette fuori, io faccio chiudere! Le donne? Già, e quello è il sesso debole. Ma quasi debole, che il sesso debole, io sesso scemo. Eh sì, vieni mamma, vieni. Ecco qua, tenete. Insomma, ma che fate? Ma chi mi avete preso? Io sono un galantuomo. Ma che state? No, niente. Mannaggia miseria, sono cose di pazzo. Egregio signore, sappiate che io non mi presto a questa specie di truffa, avete capito? E poi non voglio dire quello che avete tentato di fare, perché non vi voglio rovinare davanti a tutti quanti, avete capito? E non vi permettete più. Mannaggia pupa. Ma volete farmi o no? Ma si è asciutto. Ma voi dite le parole mie, che volete? Basta, signore, basta. Mi passa le carte, ma sono la sorella, non c'è bisogno che manina. Ma non buttate, ma che manina? Giovanni, ho permesso degli amici, devo parlare. Scusatemi, con permesso. Ehi, ma che si può fare con te? E lo sapevo che ti trovavo giocando, ma non ti vergogni, non sei contento. Hai mandato a precipizio una casa. Che la povera mamma non si riconosce più, è ridotta a uno straccio, per tutti i dispiaceri, per tutto il veleno che le stai dando. Non bastano tutte le prere che mi viene a fare a casa, e mo mi viene a fare porca, vattene a casa. Ma vieni tenna con me. Ma non posso venire, non posso lasciare la compagnia. La compagnia? Bella compagnia, Quattro magna franco in brugliuna, ma ti leva una camisa culla. Zitto, non alluccare che ti fanno sentire. Tu se ne vieni con me, mi faccio cose pazze, mi metto a strillare come una pazza. Uè, ma se sembri che avessi bevuto, mannaggia la bubà. Prego. E ma un mio figlio lo vizio con sti carri. Queste parole mie, ma che politica. Scusatemi. Ma che state? Non ce la faccio più. Voi a mio fratello lo dovete lasciare in pace, avete capito? Se no vado a ricorrere in questura. Scusami, non esageriamo per piacere, qua non si fa niente di male, si sta seduti fra amici, si gioca con poco interesse e poi quando hanno fattuto i giocà ce ne andiamo a caccia. Voi avete rovinato casa mia, voi avete distrutto mio fratello,
Guardate qua, nuvecchia, eh? Invece che si mette la corona a mano, sono meno circolo una caccia. Bell'esempio che date alla vostra età. Basta, ma che non ti abbia schiaffo che andò. E bravia, mi ma schiaffo. Anzi, va a casa e mi schiaffo pure a mamma. A Cina, la scatta. Così che la povera vecchia mi finisce soffrì. Signori, ma calmatevi, sedetevi, sedetevi. Venite qua, calmatevi. Ma chi è? Qualche altro socio che vuole salire? Ugalla cantata! Ugalla cantata! Ma perché poi fischiano? È vero, perché quello adesso tornano i cacciatori dalla caccia che portano la caccia giù. Fermi tutti! Fuori zio! Questo è uno scherzo. È uno scherzo bello però, mi piace. Insomma, abbastanza. Non c'è no. Fuori il grillo! Qua che il cavali e il cane sta nessuno qui. Buongiorno, non pazziamo, fuori il grillo! Ma che teniamo il grillo? Ci dicevo! Certo che siamo dei ragazzini che giochiamo con i grilli! Perché mi volete far credere che voi non stavate giocando? Ma quando mai? No, veramente bisogna dire la verità, questo è un gioco, ma noi stavamo giocando. E tanto che stavamo giocando, anzi, se venivate 5 minuti prima, giocavate pure voi con noi. Io conosco, voi mi volete piare per fesso, ma io saci. E tu cosa fai? Signor delegato, sto qua per mio fratello. Ma lui è un bravo giovane. Quelli che l'hanno rovinato sono stati sti quattro delinquenti. Portate la casa. Grazie. Grazie. Ma come ti parli? Io sono un galantuomo, sa? Che siete armati? Ah, questa! No, questa qua me l'hanno regalata. È un gioco. Questa fa parte del gioco e adesso ve la voglio regalare. E la date a me, io questo gioco, lo sapete che faccio? Un attimo la dai ai miei amici. Un momento. Ah, non è finito. Io ho pure questa, è sempre un gioco. È un gioco, che gioco è? Questo si preme e esce l'acqua. Esce l'acqua? E allora datela a me. Però non mi dovete bagnare, non vi bagnate. No, e chi mi bagna? Io sono una persona seria. E ci giochiamo con i miei amici. E c'è quest'altro gioco ancora più bello. Questo qua me l'hanno dato e ce lo siamo scambiati io e lui. Perché voi siete siamo amici, siamo diventati amici qua sopra. Prego, datemi proprio questo. Non mi piace giocare. E poi guardate questa cosa com'è bella. Questo sì, è breve qua, guardate. Esce la sorpresa. Esce una bella sorpresa. Questa me la vi darà pure che sto qua. E tenete. E teniamo tutti qua. Va bene, fa parte del gioco. No, è finito qua, no? Ancora mi piace giocare. Che ci sta? C'è il suo pezzo più bello, ci sta. Il pezzo più bello del carne. Però questo non me lo posso. No, questo me la vi darà. E questa sarà una prova della vostra amicizia. Questo porta fortuna. Però dovete baciarlo. Ah, lo devo baciare. Così, guarda. Si fa un buon augurio. Grazie. Allora si fa? Così. Bravo. E chi se per buon augurio? Cosa vedete che facciamo? Facciamo una bella cosa simpatica, ce ne va a fare una bella passeggiata. Tanto ci sta un bello carrozzone qua sotto, la sta aspettando. Facciamo bene, vediamo un po' per aria, delle cani. Qui hanno fumato tutti quanti, sta l'aria ammorbata. È giusto, però se permettete io offro il caffè a tutti quanti. Bravo! E alle signore se lo preferiscono offro un gelato. Sì, perché sapete, io oggi sono stato fortunato grazie alla baronessina, ho vinto più di 1500 lire. Al giorno? Era un gioco divertente.
Poca roba, poca roba. Spendete un patrimonio così, No. Quando si vince non bisogna essere allora, tirchi. Allora quando è così, quando è così, avvocato dobbiamo chiamare pure quello che sta nascosto. Sì, Ce lo pigliamo subito e ce lo portiamo a fare una passeggiata, ma non è finita qua. Ci sei una porta segreta. No, ma non è finita qua. No! Guardate quel quadro. Che guardate, quadro? È un quadro, ma l'occorrenza è un tavolo da gioco. Un tavolo da gioco. Guardate questa fioriera, guardate. Non è una fioriera. Sì, no, quando mai si apre? Guardate che ci sta, guardate. Un panno verde. Ci sei un panno verde, bravo. Presa tutto il balloppo, c'era là dentro. C'è tutto il balloppo, bravo. Grazie. Ecco, bene. E allora? Voi siete proprio un gran simpaticone, sapete giocare troppo bene, troppo bravo siete a questo gioco. Basta, come hai scucciato proprio? Uè, ma insomma, io sono un galantuomo, chi ti scassa la seccia? A chi scassa la seccia? Poi lo faccio vedere io. Delinquenti schifosi, furto, sparatori, contrabbando, denari in prestito, prostituzione. Voi siete la piaga di Napoli. Io c'è stato un tuo quartiere che è stato organizzato un complotto contro di me. Che mi ho visto fa bene. E beh, sto qua, a chi aspettate? Sto qua. Ah, state zitta. Non vi muovete. Voi siete una branca di grafo. E ho giurato che vi distruggo. E vi distruggerò. Corpo del diavolo!